Eccolo qua. Ce l'abbiamo fatta. Ciao Ricche, come stai? Ciao, tutto bene? Te a posto? Sì, bene, bene, bene. Bene. Il momento è quello che è, ma vogliamo parlare di calcio. Sì, Così facciamo sorridere un almeno ci po'. svaghiamo un po' perché altrimenti è dura, dura per tutti. Io ho messo la regola in casa. Stamattina c'era mia mamma che parlava con un'amica. Pessimismo, negatività. Ho detto, mamma, vai nell'altra stanza. Io voglio essere positivo, sorridere perché è l'unico modo che abbiamo per combattere. Noi ne conosciamo un altro e anche te, sono sicuro, Immagino, calcio. certo. Quindi non so quanto ti manca a te, a noi tanto, ci scrivono in Ma direct tutti i giorni. è un casino, un casino. È un po' un dramma, un po' per tutti, perché non potendo uscire di casa, non potendo fare nel mio caso attività fisica, che è quello che mi fa stare bene, è un po' dura. Mi sto attrezzando in qualche modo, però è difficile. Stamattina ho letto l'intervista alla Gazzetta in cui hai raccontato l'aneddoto del tapirulan che hai corso sopra per Sì, evitare ce l'ho l'ostacolo. qui in casa e provo a correre, a svagare un po' la mente perché altrimenti se no sarebbe dura stare in casa. Poi non è che io abbia questa villona con mega piscina e palestra dentro, però mi adatto come posso, ecco. Vogliamo parlare del tuo ruolo, Riccardo, che è molto definito ormai da diversi anni. Esterno, piede invertito, come ce ne sono tanti a livello internazionale, però hai la caratteristica di essere mancino, che è un plus che devi preservare, su cui hai lavorato sicuramente. Prima, preparando questa chiacchierata anche con gli altri ragazzi della redazione, notavamo che di grandi esterni di piede destro che in carriera poi si sono adattati a giocare a sinistra, a lavorare sul mancino, ce ne sono tanti. Uno su tutti, Zambrotta, che ha fatto tutta la carriera così. Di mancini con grande qualità, come te, che hanno lavorato molto sul destro, hanno potenziato e oggi riescono, io quando ti vedo puntare nell'uno contro uno, puoi andare a destra, a sinistra, hai veramente molte carte da giocarti, ce ne sono pochi. Hai lavorato molto sul piede destro. Ma sì, diciamo che quella è un po' una, tra virgolette, una dote naturale, perché mi riusciva sin dalle giovanili questo fatto di entrare dentro al campo e fare la giocata. Solo che poi chiaramente a livello di settore giovanile io poi ero un po' piccolino fisicamente, quindi facevo un po' più fatica. Poi piano piano ho sviluppato e sono arrivato in prima squadra dove ho rafforzato il mio fisico, ho fatto palestra, quindi mi sono sviluppato anche fisicamente, mantenendo sempre quelle caratteristiche che mi contraddistinguono, ecco. Quindi è un po' una dote naturale, chiaramente bisogna lavorarci perché quella che ho io è una dote preziosa, insomma non ce ne sono tanti di esterni mancini, insomma tutti in Italia, però sono consapevole di questo e ci lavoro giorno dopo giorno, sperando di tornare a lavorarci, ecco. A proposito di lavoro, che vogliamo essere nostalgici e stare su quello, però che anche in questo periodo, poi ci sono tanti ragazzi che ci scrivono, ma i calciatori professionisti in questo periodo come lavorano, come riescano a superare anche tutte le carenze tecniche, tattiche che ci sono? Tu, a livello di esplosività, lavori molto sulle cosce, sulle gambe, rispetto anche piuttosto alla parte superiore? Allora, io già di natura, tra virgolette, in questo caso dei quadricipiti già abbastanza sviluppati di mio, nel senso che ho dovuto solo completarli, che è stata un po' una cosa, tra virgolette, la cosa più facile, le gambe. Poi pecco un po' nella parte superiore, infatti devo fare palestra nella parte alta, diciamo. Quindi, però, Giovinco chiaramente. ieri scherzando ci diceva che alla Juventus, quando tutti facevano la parte alta, probabilmente lui aveva trovato chiuso e non si era allenato. Sì, no, ma anch'io, infatti io lo chiamo il petto di pollo, quello che ho io, perché sono un po' esile sopra, invece nella parte di sotto sono abbastanza sviluppato, quindi diciamo compensa. Notavo un cambiamento nel tuo gioco rispetto ai primi anni, ovviamente ad Ascoli, da professionista in Serie B, sul momento immediatamente successivo al primo dribbling.
Cioè, tu salti l'uomo, e quella è la caratteristica più importante, però prima mi sembrava che fossi appagato, cioè come se poi quello che succedeva dopo avesse un peso relativo. Adesso è tutta un'altra cosa, cioè è proprio una maturità. Ti dico, ho fatto uno step mentale, okay. Ti dico la verità, che mi è servito poi per avere più sicurezza in campo, meno bellino, nel senso meno sentirmi bellino in campo, certo. No? Più concreto, più, ma poi mi ha aiutato anche il mister, che è stato fondamentale per la mia crescita. Anche rispetto a 2 anni fa mi sento completamente cambiato come giocatore e anche come persona, come uomo. Quindi sicuramente ho fatto lo step mentale che mi serviva. Poi sicuramente dovrò ancora lavorare, perché siamo ancora agli inizi, sono ancora giovane, posso dare sicuramente molto, ma molto di più. A proposito di mentalità, l'altro giorno stavo guardando un film che non so se hai mai visto, L'Avvocato del Diavolo. Sì. Ok, con Al Pacino e Keanu Reeves. E a un certo punto c'era un dialogo che mi ha veramente molto colpito. Al Pacino, sul rooftop, che dice a Keanu Reeves, te la leggo perché mi ha proprio stupito. È tutta una questione di pressione. Certa gente, se la spremi, si concentra. Altri crollano. Sei capace di tirar fuori il talento quando vuoi tu? Di dormire la notte prima di un grande giorno? Questa te la faccio, io sono Al Pacino, tu sei Keanu Reeves. Questa è una bella frase, sì. Io poi sono abbastanza spremuto, come dici te, giornalmente. Sono stimolato dal mister, dallo staff, da tutti i compagni che sanno che posso servire alla squadra. Quindi mi aiutano sotto quel punto di vista. Sono contento come mi trovo a Bologna, poi perché mi stanno dando importanza, che è quella che mi serviva. Mi devo sentire importante per la squadra e posso renderle meglio. Cioè, devo avere più responsabilità. Ti senti uno che quando il giorno dopo c'è un grande evento, una grande partita, riesce a controllarsi, a gestirsi? Cioè, ti conosci, nonostante tu sia classe 97, giovanissimo, già abbastanza da poi resistere a momenti così? Sì, io ho tra virgolette una caratteristica che, meno male, è un fatto positivo, che non sento pressione, cioè non ho ansia prima delle partite. Non so perché, me lo chiedono tutti, però da non confondere, perché qualcuno dice ma tu prima delle partite ridi, vuol dire che non te ne frega niente. No, non è così, perché è proprio un mio modo di essere, quindi non, sono tranquillo, so che sto facendo il mestiere più bello del mondo, come dico io, mi piace quello che faccio, quindi sono sereno, sono tranquillo e in campo poi riesco a dare il meglio di me stesso. È un'attitudine mentale che, se ce l'hai, sì. Cioè, ci devi solo lavorare e migliorarla, però fa parte del pedigree del grande campione. Sì, sono fatto così. Va bene, è un tuo punto a favore. Faccio sempre questi crossover tra interviste e calciatori, perché è bello così. Qualche giorno fa abbiamo parlato con Papu Gomez, che ci diceva che ci piacciono molto questi aneddoti di spogliatoio, che avvicinano voi a noi, alla community, ai ragazzi che stanno sognando. Era andato al supermercato con Muriel a comprare lo shampoo, il dentifricio, il bagnoschiuma per tutta la squadra. La classica cosa che ci ha fatto capire che... Lo faceva anche quando era a Bergamo. Io arrivava, non mi ricordo se li prendeva da Amazon, arrivava con questi cavolo di pacchi grossi pieni di shampoo. Così. Vabbè, sono piccoli gesti che però fanno capire che la linea... Sì, vabbè, poi lui magari... da capitano, esatto. Sentiva il dovere di comprare lo shampoo. Esatto. Ti chiedo, allora, per collegare i due mondi, una curiosità che ho sempre avuto, ma i pasticcini il giorno del compleanno, il giorno dell'esordio, il giorno del primo gol, il giorno della nascita del fratello, del cugino, del figlio, cioè ci sono? Cioè è una cosa che si fa anche... Pasticcini fortunati, a me mi fanno pagare le cene. Ah, ecco. A me mi fanno pagare le cene, tutta la squadra, bastardi. Mi fanno pagare le cene. A ogni ricorrenza, perché io mi ricordo sta cosa proprio del spogliatoio. Allora, ai compleanni in genere... Per esempio qui a Bologna portiamo le pizze. Ok. Ci portano le pizze, oppure magari qualcuno della società ci fa, magari a pranzo ci fa trovare una torta di buon compleanno. Poi magari quando succede un evento, che ne so, per esempio se c'è un ragazzo che fa l'esordio in Serie A,
se c'è un ragazzo che, non lo so, ha totalizzato qualche premio personale o ha raggiunto un obiettivo, magari lo mettiamo in mezzo per farci portare a cena, ecco. Giusto, giusto. Beh, è lo step tra il Esatto. dilettantismo e il professionismo. Pasticcini, Esatto. cena pagata. Beh, giusto, ci sta. Tutto proporzionato, Sì, capito? è tutto così, è tutto così. Bruno Fernandes ci ha raccontato la cosa che lo ha colpito di più dell'impatto col Manchester United è stato il primo giorno, cioè le visite mediche, che uno dice, vabbè, cosa c'è di diverso tra United, Sporting Lisbona, Sampdoria, Novara? Certo. Lui ci ha detto la struttura, cioè che lo United internamente aveva tutto, cioè era come l'ospedale più fornito del mondo, c'erano 100 persone dedicate interamente a lui. Tu a 20 anni, un pomeriggio, vieni catapultato da Ascoli, che è il tuo mondo dove sei nato, dove sei cresciuto, sei sviluppato calcisticamente, a Torino, quella Juventus lì che aveva già vinto qualcosa. Com'è stato quella giornata? Ma per me è stata un po' simile a quella lì che diceva Bruno Fernandes, no? Io venivo da una piccola realtà come Ascoli che avevamo sì le strutture, ma non come a Torino. Quindi mi sono trovato in un J Medical stracolmo di persone, giornalisti, fotografi. Tutte queste persone, infatti, mi sono chiesto con il mio procuratore: ma stanno qua per me, sicuri? Non è che c'è altra Ne hanno preso un gente, altro. non c'è altra gente a fare le visite così. No, è stato emozionante perché vedere un'organizzazione di una società top in Italia e in Europa mi ha fatto effetto, sì, sicuramente. E poi lì è partito il ritiro con la Juventus e mi chiedevo se lì hai visto subito il salto tra giovane promettente e giocatore con la G maiuscola, cioè nell'allenamento uno come te, probabilmente malato di calcio fin da piccolo, strappassionato, molto attento col sogno di giocare, cioè non metto in dubbio che tu avessi fame, voglia, però magari io mi immagino soltanto un allenamento con la Juventus, Sì, cioè non la vedevo mai, parte, ti dico sinceramente, non la vedevo mai. ok, Non la vedevo mai. è così, Non cioè penso la sia vedevo mai, normale, andavano al doppio. ok. Poi io venivo dalla Serie B, quindi non lo so, c'erano un'intensità. Mi sono trovato a disagio subito, ti dico la verità, perché non riuscivo a beccarne mezza. Dico, ma come faccio? Ma E perché? da lì ho capito di non essere pronto per quel palcoscenico lì in quel momento. E Certo. quindi ho detto tra me e me, mi devo mettere sotto e devo colmare quel gap. E ce la stai facendo assolutamente il Bologna, quello che hai fatto, Ma poi la io nazionale. sono convinto che fosse tutta questione di intensità, di ritmi, perché una volta acquisito il ritmo, poi sfruttando le tue qualità riesci benissimo a confrontarti con campioni del genere. Sì, poi ti ho detto, posso solo immaginare, però poi lo vediamo anche da quello che postano, poi ce l'hanno raccontato, ho avuto la fortuna di intervistare Federico Bernardeschi, Giovinco l'altro giorno che ci ha detto che alla Juve ha visto che cosa voleva dire essere un giocatore della Juventus, anche se ci passi, poi lui è stato protagonista, è così, cioè lui ci raccontava anche del Torello, cioè lì non, se vai due volte di fila nel mezzo, un Barzagli, un Chiellini, non te lo fanno fare, non vogliono, cioè è proprio una cosa di Immagino, orgoglio, immagino, cioè, immagino, quindi immagino. quello ha fatto la differenza. Un'altra cosa che mi interessa molto, io quando faccio nel mio piccolissimo un contenuto, un'intervista, ne sono soddisfatto, cioè mi piace ovviamente ai miei occhi, poi la sera, il giorno dopo me la riguardo, me la studio, sono molto narcisista in questo, devo migliorare invece tantissimo. Quando un contenuto non mi piace, non mi sono sentito bene, qualcosa non è andato, tendo a allontanarlo, cioè non, faccio fatica, devo migliorare. Tu in questo, cioè sei uno che si studia, critico, analitico, Sì, come va? sono un po' come te, nel senso che dopo le partite, soprattutto quando vanno male, me le riguardo tutte da capo, anche più di una volta, certe volte quando vedo che magari ho giocato meno bene, oppure quando la squadra ha giocato meno bene, cerco di guardare dove ho sbagliato, dove posso migliorare perché è importante. Poi il nostro staff, è formato da
da grandi persone che vanno proprio a lavorare su questo, nel senso abbiamo il match analyst che diciamo lavora proprio, fa delle clip individuali su tutto ciò che è sbagliato, su dove devi migliorare, quindi mi aiutano anche loro quando vado al campo. Poi di mio mi riguardo le partite e cerco di vedere quali sono gli errori da migliorare. Poi chiaramente in settimana ci lavoriamo. E col mister che rapporto hai? Come lo stai sviluppando? Cioè, No. È sliding door della tua vita? Cioè te l'ha un po' cambiata, sì, calcistica? Sì, sì. No, col mister mi sono trovato subito bene, perché poi io venivo da quella mezza stagione che non giocavo praticamente quasi mai titolare, perché mi avevano cambiato ruolo, ok? Mm-hmm. E facevo la mezzala. Poi dopo il mister, appena è arrivato, subito con il suo modulo, il 4-3-3, mi ha subito buttato dentro, titolare subito, e messo nel mio ruolo. Quindi mi sono espresso subito bene, ho potuto esprimere le mie caratteristiche. Che era quello che mi serviva. Poi mi ha dato continuità, fiducia. Quindi mi sentivo importante, mi riuscivano le cose, giocavo bene, facevo gol, quindi perfetto. Ti voglio provocare però sul ruolo, perché ci sono tanti esempi, Papu, Messi, giocatori che sono partiti da esterni. Simeone aveva detto a Papu, al San Lorenzo, tu fare la carriera in Italia da estremo, cioè da esterno. Papu poi è diventato trequartista, fantasista, l'anno scorso ha fatto regista a vertice basso. Tu un ruolo che più avanti nella carriera ti sentiresti di fare, cioè oltre all'esterno? Ma non lo so, io davanti posso, in caso di emergenza, posso ricoprire un po' tutti i ruoli, nel senso che posso giocare, che ne so, magari dietro le punte, seconda punta. Cioè, chiaramente all'inizio mi troverò a fare un po' di fatica, perché è normale, devo capire bene i movimenti, i tempi di gioco e tutto. Quindi magari davanti posso fare bene la seconda punta o il trequartista, però come caratteristica principale c'ho l'esterno tutta fascia, che è quello un po' che mi caratterizza, insomma. Però chiaramente mi adatterei bene qualsiasi ruolo offensivo, insomma. Senti, quella maglia di Javier Zanetti firmata poi è mai arrivata a Sì, destinazione? È arrivata? è arrivata quando feci l'intervista alla Gazzetta e mi chiese se era arrivata. Gli ho detto: guarda, Ancora no. ancora non è arrivata, ti giuro, un paio di giorni dopo, boom, è arrivata. Vabbè, Pazzesco. si vede lì poi la grandezza della persona. No, è stato uno spettacolo. Tra l'altro ce l'ho ancora appesa in camera, perché quello, al di là dei colori, è un cimelio, oppure un fatto proprio che mi rende orgoglioso, perché comunque Zanetti è stata sempre una figura di riferimento anche da piccolino. Quindi proprio per la persona, per la carriera che ha fatto, per come si comportava dentro e fuori dal campo, un idolo, un idolo. Un signore Sì, totale, Javier sì, Zanetti, sì. è una leggenda, ci sono tanti sinonimi che possiamo utilizzare, ci sono tanti ragazzi che ci stanno guardando, siamo ancora in 1500 e che ci seguono ogni giorno. Ora, Riccardo Orsolini, in queste giornate non semplici, se dovessi consigliare un libro, una biografia per un ragazzo che ha tanto tempo, quale consiglieresti? Ma io mi stavo leggendo un libro che l'anno scorso ci ha regalato il mister Ok. Mihajlovic, che si chiama Niente teste di cazzo. È un libro molto interessante, e chi ha voglia di leggere glielo consiglio. Si chiama proprio così. Beh, se l'ha consigliato Sinisa Mihajlovic, ci fidiamo Sì. assolutamente. Senti Riccardo, l'ultima, poi grazie davvero infinitamente perché è stato proprio bello. In direct prima, quando abbiamo comunicato la chiacchierata con te, ci sono arrivati un sacco di messaggi di ragazzi che ci mandavano le foto che avevamo fatto con te. Salutatemelo, grande Rick, magari a Bologna o anche quando eri in ritiro con la nazionale. Che cosa vuol dire per te quello? Cioè, tu sei stato dall'altra parte, cioè, è proprio una figata, cioè, è proprio bello. Sì, no, è veramente appagante, più dei soldi, più di tutto, perché
rimanere impresso in una persona oppure qualcuno che ti chiama idolo, addirittura, è una cosa, è un'emozione indescrivibile. Vuol dire che tu sei un punto di riferimento per qualche giovane, per qualcuno che ti segue, per qualcuno che tu magari puoi, anzi, quella persona può trarre ispirazione da te, si ispira a te per magari un giorno arrivare in un palcoscenico importante, ma non solo nel calcio, ma anche nella vita. La tenacia, il sacrificio, la voglia di non mollare mai, di lottare per qualsiasi cosa tu fai. Quindi sicuramente quella è una cosa che non apprezzo. Grazie Riccardo, davvero, di cuore. Niente, È stato niente. speciale. Ci Grazie sentiamo e magari quando finisce tutto questo ci mille. Dai, vediamo per fare un bel video magari, insieme. mi farebbe veramente molto piacere. Buona Va serata. bene. Grazie a Ciao, tutti. ciao Riccardo. Ciao. Ciao a tutti, ciao ciao.